quando si parla di democrazia dei moderni, si parla dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge. Si parla dell'uguaglianza di tutti gli uomini in natura, cioè hanno tutti gli stessi diritti. E quindi del fatto che la politica deve essere costruita in modo tale da rendere tutti uguali davanti alla legge. Due concetti che nel mondo antico non esistevano, cioè il concetto di uomo in natura nel mondo antico non c'è. Essendo gli antichi delle persone serie, non pensano le cose che non ci sono, pensano le cose che ci sono. L'uomo in natura non c'è, se c'è una scimmia. L'uomo è dentro la società, e dentro la società gli uomini non sono uguali, sono diversi, e basta. Invece il mondo moderno pensa l'uomo in natura, e lo pensa tutti uguali fra di loro. E perché pensa questa cosa che non c'è? O bella, è un'arma. Se noi nasciamo tutti uguali, se come dice Rousseau, l'uomo nasce libero e ovunque è in catene, voi che cosa capite che si deve fare? Rompere le catene, naturalmente. Ma se io non dico l'uomo nasce libero, non ho un motivo al mondo per dire che devo rompere le catene. Non le chiamerò nemmeno catene, lo chiamerò ordine gerarchico. Questa è l'invenzione, quella che noi chiamiamo democrazia, nella quale spendiamo tanta energia intellettuale, morale e politica, non è il governo di una parte contro un'altra parte. È il fatto che è una politica, è un orizzonte politico, un sistema politico, costruito dal nulla, ex novo, inventato. E questa invenzione, voi capite, è un atto rivoluzionario, vuol dire quello che c'è prima non va bene, via, via, via. Azzerare. È un atto politico di azzeramento di ciò che è tramandato, che noi chiameremo disordine, barbarie, oppressione, tirannide. E quella forza per operare questo azzeramento chi ce la dà? Un'idea. Quale idea? L'idea che gli uomini sono tutti uguali in natura e quindi hanno diritto di essere tutti uguali in politica. Per cui, vedete, dobbiamo raddoppiare l'uomo, inventarci un uomo naturale che fa da modello e all'uomo politico. L'uomo naturale ha dei diritti. La politica oggi, quella che c'è, quella concreta, quei diritti, non glieli riconosce. Non glieli riconosce. Perché abbiamo nobili che ci opprimono, perché le tasse le paghiamo soltanto noi borghesi e i nobili aristocratici e il clero non le paga. E dunque la politica che c'è oggi è una politica antinaturale, antiumana, nemica dei diritti. E siccome poi tutto ciò è stato da noi pensato attraverso la ragione, è una politica nemica della ragione, e dunque una politica irrazionale, oscurantista. Nemica dell'uguaglianza. È una politica che genera disuguaglianza, privilegi. Ecco che abbiamo trovato l'energia intellettuale e morale per dire non solo un altro mondo è possibile, ma un altro mondo è obbligatorio. È necessario radere al suolo questo mondo e rifarne uno secondo ragione. E questa cosa la chiamiamo democrazia. Sono spiegato. Quando tagliano la testa alle statue dei re, in Francia, non solo al re e ai nobili, ma alle statue, cosa fanno? Fanno l'operazione rivoluzionaria vera, cioè si rade al suolo il passato. Il passato è un cumulo di errori, ingiustizie, depravazioni. Tutto deve essere fatto nuovo. E su che base? Sulla base della ragione, la quale ci dice che in natura gli uomini sono tutti uguali,
e che la politica non può che essere costruita artificialmente per portare dentro la politica tutto quello che si può della nostra uguaglianza naturale, che è essenzialmente un'uguaglianza davanti alla legge, che consente la disuguaglianza delle proprietà. Se no. Certo, poi è chiaro che nel momento in cui si ragiona così nasce anche la corrente democratica estremistica che dice, eh no, allora se uguaglianza deve essere, allora è anche uguaglianza della proprietà. Ma questi sono appunto gli estremisti di sinistra. La democrazia, quella che noi chiamiamo liberal democrazia, è individualismo, cioè non c'è più il popolo, vedete che non c'è più il popolo. Se è un sistema che si fonda sull'idea che tutti gli uomini sono uguali, dov'è il popolo? Ci sono soltanto milioni di individui tutti uguali fra di loro. Qual è l'obiettivo della democrazia? Dare il potere al popolo? Ma neanche per idea. L'obiettivo della democrazia è, dopo che si è fatta quell'operazione di radere al suolo il passato ingiusto e di far vivere una forma politica giusta, l'obiettivo della democrazia non è dare il potere al popolo, è dare il potere alla legge, la quale legge deve essere una legge che ha come obiettivo fondamentale quello di trattare tutti allo stesso modo. Cioè è una forma politica nata per adoperare il popolo nel momento rivoluzionario e poi per scioglierlo, il popolo scioglierlo, nella grandiosa platea degli individui proprietari. Prendete la nostra Costituzione. Dov'è il popolo? È nell'articolo 1,2. La sovranità appartiene al popolo. Cosa vuol dire? Quello che vi ho appena detto, che la politica, l'ordine, l'ordinamento politico, le strutture, lo spazio politico, nascono da una legittimazione del popolo. Non ce le siamo ereditate da nessuno, non ce le ha regalate un re, come era per lo Statuto Albertino, che era una carta octroyée concessa. Lì c'è un'entità chiamata popolo che dà autonomamente a se stessa la propria Costituzione. Benissimo. Tra parentesi, perché non è scritto, ma lo sapevano tutti, attraverso una rivoluzione. La nostra Costituzione nasce da una rivoluzione, scusate, da un abbattimento di un regime politico, se non ci ricordiamo male. Allora, anzi di due, del fascismo, ma anche della carta albertina, dello statuto albertino. Benissimo, dopo lo incontrate il popolo? No, non c'è più, sorpresa. Che cosa c'è? I cittadini. Dopo la parola chiave sono i cittadini. Grande parola. Grande parola. E tuttavia i diritti non sono i diritti del popolo, da quando in qua il popolo dei diritti? I diritti ce li hanno i cittadini, i capaci e meritevoli che devono essere aiutati a studiare. Il popolo capace e meritevole sono degli individui. La democrazia moderna è democrazia di individui e si fonda sull'idea che la politica è fatta da tutti gli individui, tutti uguali tra di loro, chiamati cittadini. Non che la democrazia è la parte dei poveri contro i ricchi. La democrazia è il governo, non è il governo di tutti, è il governo che nasce da tutti, che è legittimato da tutti e che governa a favore di ciascuno, a favore di ciascuno. Ecco, certo,
quelle idee di Pericle ci sono ancora, come no? Il tutto deve esistere lo Stato, pieno di cittadini, certo. Se è ricco, prospero, potente e glorioso, tanto meglio. Dentro ci devono essere cittadini politicamente attivi, senza esagerare, che lavorano, perché la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Un qualunque pensatore politico greco si sarebbe rivoltato all'idea che la politica è fondata sul lavoro. Gli schiavi sono fondati sul lavoro, gli uomini liberi sono lavoro. Bene, la nostra è fondata sul lavoro e il lavoro non è una pena, il lavoro è una forma di espressione della persona e il lavoro è momento della fioritura della persona, perché se non accettiamo questo concetto ci esponiamo alle più devastanti rappresaglie del neoliberismo, naturalmente. E dunque dobbiamo dire che il lavoro fa parte integrante della persona e la politica repubblicana democratica serve a far sì che le singole persone fioriscano in tutta la loro complessità e nella loro differenza fra di loro, che al tempo stesso è uguaglianza davanti alla legge. Per cui complessità della politica, complessità della società, complessità di ciascuno di noi che deve essere portato a sviluppare tutti i propri talenti. Per cui se un bravo lavoratore deve avere un buon lavoro, se sa studiare deve essere aiutato a studiare, se vuole andare a fare il turista deve avere il paesaggio tutelato dalla Repubblica, eccetera, eccetera. Cioè, la nostra Costituzione è la Costituzione democratica più bella che c'è, di una democrazia moderna che riprende qualche spunto della democrazia di Pericle, ma che è strutturalmente diversa, perché la democrazia di Pericle era di una parte e la nostra invece è la democrazia di tutto il popolo, che è popolo combattente e combattivo nella fase della rivoluzione in cui si distrugge l'ordine non democratico, ma che poi, una volta che l'ordine democratico è affermato, si scioglie come popolo e diventa la totalità dei cittadini, senza schiavi, senza cittadini di serie B, con le donne che votano tanto quanto gli uomini, i figli degli immigrati che votano, dopo tot anni, come si usa, eccetera. Il popolo scompare nella democrazia. Compare il suo prodotto finale, quello che agli antichi non importava nulla, e quello che per noi è tutto, cioè il singolo. E gli antichi, ma anche gli uomini del Medioevo, anche di ieri, pensate che abbia mai dato un valore a un singolo, soprattutto sotto il profilo politico? Pensate che davvero il mondo medievale, benché cristiano, e dunque fondato su una religione che in linea di principio afferma il valore infinito della persona, benissimo, tutto il Medioevo politicamente si fonda sull'idea che la politica non ha niente a che fare con i singoli. La politica ha a che fare con le istituzioni, con le corporazioni, con le strutture. La politica non è fatta dai singoli, è una idea politico-polemica generata nel mondo moderno per fare le rivoluzioni borghesi. Dante, per stupido non era, non avrebbe capito praticamente nulla di quello che io ho detto finora, perché non conosceva il mondo greco e non conosceva il mondo moderno. La politica funziona così, cioè si capisce quello che si vive, non quello che non si vive. La politica dei marziani noi non la conosciamo. Conosciamo quella che è la nostra, e facciamo già fatica, e dunque voi capite che una democrazia fondata sull'idea che la forma politica non la riceviamo, ma ce la generiamo noi attraverso l'uso della ragione e della violenza, cioè la rivoluzione.
La forma politica ha come presupposto fondamentale l'uguaglianza di tutti gli uomini che diventano uguali come cittadini. Questa forma politica si esporrà sempre alle critiche, come abbiamo detto, di sinistra, cioè di qualcuno che dice: quello che dici tu è vero solo a parole, ma il fatto stesso che lo dici tu dimostra che quello che dici è una ipocrita menzogna, che la tua uguaglianza è costruita in modo tale da coprire le disuguaglianze, che la tua uguaglianza formale è formale proprio per lasciare sussistere le disuguaglianze materiali. Ah, la critica celebre di Marx alla Democrazia Borghese nel 1843, cioè con la questione ebraica, quando la sinistra hegeliana diceva: vogliamo lo Stato democratico, e Marx diceva: bravi merli, lo Stato democratico è la forma perfetta del dominio borghese. Che cosa volete che importi ai borghesi lo Stato cristiano? Quelli sono i reazionari, non capisco niente. È chiaro che lo Stato cristiano, cioè lo Stato differenziato, dove i cittadini hanno diritti diversi, lo Stato fondato su una religione che esclude le altre religioni, lo Stato fondato sulla nascita, cioè sui nobili, è chiaro che questo ormai è morto. Voi combattete contro un morto quando combattete contro lo Stato cristiano. E poi dite di essere di sinistra e volete lo Stato democratico. Lo Stato democratico è lo Stato borghese, cosa credete? È lo Stato che dice: tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge. Poi le differenze, beh, ma quelle non sono mica un affare politico. Cioè, lo Stato democratico scinde la politica dalla società e dice: la politica è la politica, e in politica, per carità, tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge, tutti i cittadini hanno gli stessi diritti. Poi vorremmo lasciare qualche cosa fuori dalla politica. Se nella politica regna l'uguaglianza, fuori dalla politica potranno valere le legittime differenze. Marx dice: certo che valgono le legittime differenze, cioè la differenza fra chi possiede i mezzi di produzione e chi non li possiede, guarda un po'. E cioè lo Stato democratico è l'invenzione di quelli che hanno i mezzi di produzione borghesi, per tenerseli e dire che è una cosa assai poco importante detenere i mezzi di produzione. La cosa importante è che il codice penale punisca allo stesso modo un barbone e un miliardario se vanno a dormire sotto i ponti. Questa è la critica marxista alla democrazia, in vigore fino a 20 anni fa. No, democrazia formale, che nasconde le disuguaglianze reali. Non dico del marxismo italiano, che era un pochino più sofisticato, ma certamente era parte dell'ideologia sovietica, questo discorso qui. L'Occidente ha le libertà formali, che nascondono proprio il raddoppiamento fra forma e sostanza, serve a lasciare ferma la sostanza, a non toccarla. È tecnicamente alienazione, anzi reificazione. Lasciamo perdere le sottigliezze teologiche del marxismo. Un altro tipo di critica alla democrazia era quello fascista, che si fondava anch'esso sul fatto innegabile che dentro la democrazia, che a questo punto sarà bene chiamare la liberal democrazia dei moderni, o anche la socialdemocrazia, che è diversa ma ci assomiglia, dentro questa forma politica regna appunto l'ipocrisia, cioè il teorema d'uguaglianza, quando in realtà di uguaglianza non ce n'è neanche un po'. E in bocca ai fascisti questo
significava la perdita di capacità politica dello Stato. Uno Stato democratico è uno Stato talmente ignorante di politica che è necessariamente uno Stato debole. Uno Stato che non ha consapevolezza di sé. Uno Stato che crede di essere soltanto un sistema di leggi che trattano tutti formalmente allo stesso modo, è uno Stato che non è capace di vedere le paurose differenze che si generano al proprio interno fra ricchi e poveri, che sono differenze che ai fascismi interessano non perché siano favorevoli ai poveri, ma perché producono problemi sociali e politici che minano la forza dello Stato, ed è uno Stato che ha perduto di vista i veri obiettivi della politica, che non sono di fare le leggi uguali per tutti, ma sono quelli di educare i cittadini all'obbedienza, al patriottismo e alla guerra. E dunque è uno Stato sballato, da buttare via e da rifare.